Buongiorno agli ascoltatori di Frase TV di Casale Monferrato. Iniziamo questa serie di TG Flash della settimana con la cronaca. Minaccia con un'ascia e un martello due persone chiuse in casa. È accaduto a Frassineto Po, dove un giovane nigeriano ha tenuto impegnate per alcune ore tre pattuglie dei carabinieri che lo hanno poi bloccato utilizzando uno spray in dotazione. Dopo diversi tentativi di calmare il giovane africano e dopo che lo stesso aveva colpito con l'ascia alla porta dell'abitazione, i militari sono riusciti ad immobilizzarlo e a trasportarlo all'ospedale Santo Spirito, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria e sottoposto a TSO. L'uomo è stato denunciato per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Un falso carabiniere, un finto addetto all'acquedotto, derubano una pensionata di 65 anni a Gaminella di Mombello, lungo la strada provinciale per Pozzengo in Valcerrina. I malviventi, due italiani, uno di circa 50 anni e l'altro sulla trentina, si sono presentati alla porta della donna. Il falso dipendente dell'acquedotto le avrebbe chiesto di verificare la limpidezza dell'acqua, sostenendo di avere appena ultimato dei lavori sulle tubature della rete idrica, mentre il falso carabiniere l'avrebbe poi invitata a controllare i propri valori con la scusa di avere catturato da poco due zingari con denaro e gioielli. Mentre uno dei due distraeva così la malcapitata, l'altro faceva man bassa rubando gioielli e denaro per alcune centinaia di euro. Vale ancora una volta il monito dei carabinieri di non aprire la porta di casa a sconosciuti. Protestano davanti al comune di Alfiano Natta e così 12 migranti africani, di cui 11 nigeriani e un gambiano, tutti di età compresa tra i 23 e i 31 anni, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per essersi rifiutati di fornire indicazioni sulla propria identità. Il gruppo di rifugiati, ospiti di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, infrazione Cardona, gestita dalla cooperativa Nuova Vita, aveva raggiunto la sede del municipio per incontrare il sindaco del paese e lamentare il ritardo dei versamenti dei contributi a loro dovuti che vengono erogati dalla prefettura. È scomparso a Varese a 85 anni Giuseppe Zamberletti, ex ministro ed esponente politico di rilievo della Democrazia Cristiana, considerato il padre della protezione civile. Da tempo malato, Zamberletti era cittadino onorario di Casale Monferrato, riconoscimento di cui fu insignito nel novembre del 1986 per i suoi meriti durante la drammatica emergenza dell'inquinamento dell'acquedotto. È intenzionata a ripresentarsi alle prossime elezioni comunali il sindaco uscente di Casale, Titti Palazzetti, che tra i suoi programmi futuri ha in mente la completa bonifica della città dell'amianto. Tra i suoi obiettivi c'è anche il potenziamento dell'ospedale e la diminuzione delle liste d'attesa. Tra i traguardi raggiunti dalla sua amministrazione, l'attuale primo cittadino, che si dice intenzionata a non lasciare la città in mano alla destra, ricorda gli sforzi fatti nel campo del turismo che hanno permesso di aumentare di più del 50% le presenze a Casale nel Monferrato, creando dunque posti di lavoro. È in programma per mercoledì 30 gennaio alle 17:30 nella Biblioteca Civica di Casale Monferrato il secondo appuntamento del ciclo di conferenze dedicate alla matematica e alle sue applicazioni nella vita quotidiana. L'evento, dal titolo Le regole del caso, probabilità e statistica nella vita quotidiana, è ad ingresso gratuito. Relatore sarà Roberto Corino, il quale, dopo una breve introduzione storica sulla nascita del calcolo delle probabilità, discuterà la legge empirica del caso o legge dei grandi numeri e le sue errate interpretazioni, in particolare nell'ambito dei giochi d'azzardo più comuni come la roulette, il lotto e Superenalotto, soffermandosi sul come stabilire se un gioco sia equo oppure no. Sempre mercoledì 30 alle 17, questa volta alla Biblioteca Luzzatti di Casale, si riparlerà di animali con l'ambulatorio veterinario associato Pegaso. Relatore dell'incontro sarà il dottor Sergio Bodriti, con piccole nozioni sugli animali e la loro vita nel sottosuolo. Veniamo allo sport e al calcio. Nel campionato di Serie D, risveglio amaro per il Casale, che dopo i 17 turni vede interrompersi la serie di risultati utili consecutivi. I nerostellati escono sconfitti dal match casalingo contro l'Arconatese, andata a segno due volte nella ripresa con Marra e Sar. Domenica prossima appuntamento ad Inveruno in cerca del riscatto. Nel basket non basta una grande reazione della 9+ a Siena,
Al Palaestra, rossoblù pagano i 20 centrali in cui non sono riusciti a mostrare il proprio gioco. E così con un Marina da 26 punti, la Menzana vince 107 a 98. Dopo un primo quarto equilibrato, Siena preme sull'acceleratore aumentando il ritmo, mentre la 9+ si trova in difficoltà. Nell'ultimo periodo i rossoblù cercano di ricucire il più possibile lo svantaggio portandosi anche a meno 4, ma alla fine sono i padroni di casa a festeggiare. Il prossimo turno vedrà la 9+ impegnata contro la 2B contro il Trapani nel turno infrasettimanale. Appuntamento dunque al Pala Ferraris mercoledì 30 gennaio alle 20:30. Intanto sono due le settimane di stop per Riccardo Cattapana a causa della lombalgia acuta evidenziata dagli esami svolti. In questo periodo di riposo forzato l'atleta svolgerà un piano di recupero a cui seguiranno nuovi esami strumentali e una visita dello specialista Franco Benek che assicuri l'idoneità al suo rientro in campo.